Nella scuola il 2022 è iniziato con novità importanti sul piano sindacale. In questi giorni, seppure fra le polemiche, si sta chiudendo il contratto integrativo sulla mobilità. Al momento lo ha firmato soltanto CISL Scuola, che vede accolta la propria proposta avanzata già a fine novembre e che in sintesi prevede questo. I docenti neoassunti vengono assegnati ad una sede provvisoria e quindi restano vincolati sulla sede solo dopo aver superato l'anno di prova. In questo modo, sostiene il sindacato di Maddalena Gissi, si consentirà a 100.000 docenti di presentare domanda di trasferimento. Per il momento i quattro sindacati che avevano proclamato lo sciopero del 10 dicembre, e cioè CGIL, UIL, SNALS e Gilda, non hanno ancora sottoscritto l'accordo ed è probabile che non lo faranno neanche nei prossimi giorni. La vicenda rischia di avere conseguenze pesanti sui rapporti fra le diverse sigle. Proprio nella giornata del 27 gennaio è intervenuto addirittura il segretario generale della CISL, che ha dichiarato positiva l'intesa firmata da CISL Scuola, che risolve concretamente il problema della mobilità per migliaia di lavoratori, che non sarebbe avvenuta se l'amministrazione avesse rigidamente applicato in modo unilaterale le norme di legge. Contrattare paga sempre, così appunto Luigi Sbarra. Parole che suonano come un rimprovero nei confronti delle altre sigle sindacali che in realtà, avendo proclamato lo stato di agitazione a fine novembre, non avevano neppure partecipato al tavolo, almeno fino ai giorni scorsi. Parole di rimprovero che potrebbero però compromettere in modo decisivo i rapporti fra le diverse sigle e che quindi potrebbero mettere anche una seria ipoteca sulla prossima scadenza, decisamente più importante, che è quella del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il 1 febbraio, infatti, il Ministero presenterà ai sindacati l'atto di indirizzo che servirà all'ARAN per dare avvio alla trattativa. Su tutto poi pesa l'incognita della scadenza del rinnovo delle RSU previsto per i primi giorni di aprile. I dubbi maggiori riguardano la tenuta dell'ANIEF e la ripresa della FLC-CGIL. Per il giovane sindacato guidato da Marcello Pacifico questo voto sarà la prova del 9, perché si tratterà di capire se riuscirà a confermare il buon risultato della tornata precedente, che aveva consentito di diventare una sigla titolata a partecipare alla contrattazione nazionale. Il sindacato di Francesco Sinopoli, la FLC, dovrà invece tentare di recuperare la sconfitta del 2018 per tornare ad essere il primo sindacato del comparto, primato che al momento attuale spetta invece alla CISL Scuola. Su questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri documenti, le vostre lettere, le vostre considerazioni, noi ne daremo conto come di consueto.